I nostri ragazzi sono soli, come noi adesso, dinanzi al loro destino. E l'assenza del divino fa precipitare il senso del vivere in un baratro di caos. Tutto questo vivere ci appare talvolta effimero e delirante come un sogno. Eppure noi lo viviamo come le tante immagini che tremano sull'acqua, staccandosi e ricomponendosi a più riprese, senza sosta, nel caos inespugnabile. Viene in loro aiuto il sapiente Eraclito, il compagno di giochi sui lastricati del tempio, colui che possiede la sapienza, il logos comune a tutte le cose, che li sprona a cercare forze nuove. Ciò che è divino tace nel fondo di ogni cosa, agisce silenzioso e assente finché l'audacia non lo porta allo scoperto. Dovrete cercarlo e snidarlo. Dentro di voi la paura lo rabbuia e nasconde, ma mai la sua presenza potrà esaurirsi o disperdersi, perché ogni cosa, morta o vivente che appaia, ne darà sempre immagine e testimonianza. Ma come potrà l'uomo liberare quel divino? Egli è consapevole del suo destino tragico, è solo. Non ha più un Dio che lo protegge perché ha compreso che quel Dio e quel regno in cui confidava erano solo il riverbero della sua immaginazione. Cosa potrà fare per non restarne schiacciato? La risposta di Eraclito è una. Dovrà dare voce al suo essere più profondo, dove risiedono le forze universali. Dovrà, con la conoscenza, imboccare strade mai percorse, seguire, dare ascolto a quelle forze vive, a quel divino che tace nel fondo di ogni cosa. Sperimentare dentro il proprio destino atteggiamenti audaci. Subito ci aiutano le Upanishad, la grande sapienza indiana, a fare il primo passo per riportare il divino sulla terra e nell'uomo. Tat tvam asi, tu sei quello. Qualunque sia questa essenza sottile, tutto l'universo è costituito di essa. Essa è la vera realtà. Essa è l'Atman. Essa sei tu. Chi vede se stesso in tutte le creature, e tutte le creature in se stesso giunge al Brahman supremo, non per un'altra via. Tu sei quello, è la quintessenza di tutta la sapienza upanishadica. È l'identità nell'essere, tu sei quello, tra il microcosmo, ogni cosa, noi, e l'Atman Brahman, il divino come forza reggitrice di tutte le cose e che tutte le cose pervade. Vedete come la sapienza con poche parole ci scaglia un fulmine nell'anima. E alle Upanishad fa eco 2 secoli dopo un altro gigante, il sapiente greco Parmenide di Elea. Tutto è essere, immobile, ingenerato, privo di fini temporali, un tutto unico, indivisibile, identico e fisso nella propria identità, abbraccia se stesso. E così saranno tutte soltanto parole quanto gli uomini hanno stabilito, convinti che fosse vero, essere e non essere, nascere
e perire, cambiamento di luogo e mutazione del brillante colore. L'apparire del fondamento. Né mai potrà crearsi distacco o frattura tra il mondo, noi, e il divino. Anzi, vi sarà sempre identità, ma per riconoscerla dovremo elevarci alla sapienza.